voglio parlare dell'iniziativa Milluno di Meno, che è giunta alla sua 11ª edizione. È intanto un'iniziativa simbolica che vuole sensibilizzare al risparmio energetico e prende il nome dai versi di Mattina di Giuseppe Ungaretti, Milluno d'Immenso. È organizzata intorno al 16 febbraio di ogni anno e questa data ricorda l'entrata in vigore del protocollo di Kyoto. Quest'anno, 2015, è un appuntamento importante e sarà il 13 febbraio. L'associazione Amici Parco Nord, che è sita in Viale Suzzani 273 a Milano Bicocca, intende coinvolgere il più possibile la zona 9, le varie zone, i comuni del nord Milano, le biblioteche, i musei, le scuole, le aziende, i negozi e anche i singoli cittadini che intenderanno partecipare e proporre la loro forma di adesione, che potranno essere spegnimenti simbolici, accensioni virtuose, qualsiasi forma, anche attività varie di sensibilizzazione, scrivendo all'indirizzo dell'associazione, associazioneamiciparconord@gmail.com, oppure anche sul sito dell'associazione www.amiciparconord.altervista.org. Il 13 febbraio 2015 noi abbiamo voluto interpretare questa data dicendo spegni lo spreco. Le proposte che arriveranno saranno divulgate oltre che dal promotore dell'iniziativa, Milluno di Meno, Caterpillar, che tutti conoscete senz'altro, anche sul sito dell'associazione e quindi esposte poi al Parco Nord durante il Festival della Biodiversità 2015 oppure durante la Festa del Parco che ricorre di solito in giugno. Avremo una premiazione simbolica per le iniziative che saranno ritenute più virtuose. Le proposte dovranno pervenire naturalmente all'associazione entro, abbiamo detto, il giorno 8 febbraio. E poi chiediamo ai comuni, a tutti i comuni, di sensibilizzare questa iniziativa. I comuni che vorranno aderire cercheranno di diffondere a tutti i cittadini il decalogo di Milluno di Meno. Un decalogo che ricorda le buone prassi, le buone abitudini per la giornata di Milluno di Meno, che noi pubblicheremo.